La scuola Parravicini è una delle prime scuole d'alta montagna in Italia nell'ambito del club alpino. È stata fondata nel 1936 in onore di Agostino Parravicini, che fu un ragazzo che poco più che ventenne morì nel tentativo di scalare lo spigolo sud della cima di Zocca. L'anno successivo i compagni che riuscirono nella salita di questa linea gli dedicarono la salita, che oggi si chiama Spigolo Parravicini, e gli intitolarono la neofondata scuola. È una scuola di alpinismo e di arrampicata libera della sezione di Milano. Come vi avevo promesso, in inverno faccio la brava e non vi suggerisco itinerari o rifugi. Un po' perché gran parte dei rifugi è chiusa e un po' perché mi hanno fatto presente che segnalare dei trekking nel periodo più ghiacciato dell'anno non è proprio una grandissima idea. Continuo quindi con le trasferte virtuali e così, dopo quella sull'Everest con Marco Polo e dopo quella in Groenlandia con Angelo Villa, impegnative se ci pensate, oggi ne facciamo una di scarico e ci fermiamo piano piano a Rozzano, sede della Parete Rossa. Il perché è semplice, si tratta della palestra convenzionata con il CAI di Milano, in cui la scuola d'alta montagna Agostino Parravicini organizza parte dei suoi corsi. Ora, per chi frequenta la montagna, la scuola Parravicini è conosciuta, ma per chi come me alla montagna ci si è avvicinato di striscio e da poco, è comunque utile un ripasso. La scuola d'alta montagna Agostino Parravicini è la più antica in Italia e una delle più prestigiose. Viene istituita nel 1936 e intitolata ad Agostino Parravicini, giovane alpinista che perde la vita l'anno precedente nel tentativo di aprire una via sullo spigolo sud della cima di Zocca. Per farvi capire, le spedizioni con Angelo Villa e Marco Polo, di cui vi ho già parlato, vengono rese possibili proprio dall'esistenza della Parravicini, che organizza la prima e partecipa alla seconda perché è riconosciuta come istituzione rilevante nel settore alpinistico nazionale. E se oggi, a quasi 90 anni dalla sua fondazione, la Parravicini non organizza più effettivamente spedizioni internazionali, resta comunque una pietra miliare nella storia della montagna e una scuola che ogni aspirante allievo ambisce a frequentare. Beh, per un alpinista che partecipi come allievo sicuramente significa conoscere le tecniche di base e i principi motori per, diciamo, svolgere l'arrampicata o l'attività alpinistica con competenza. Per un istruttore essere parte della scuola è sicuramente un modo di divulgare le proprie competenze. Oggi è una scuola che, come altre scuole del CAI, porta la didattica e trasmette la passione dell'alpinismo e dell'arrampicata secondo un concetto coerente con quello del CAI, quindi secondo un approccio volontaristico in cui noi, come volontari, trasmettiamo quello che sappiamo, le nostre competenze, diciamo, e formiamo chi è interessato a conoscere queste stupende discipline. La Parravicini offre dei corsi di arrampicata libera e dei corsi di alpinismo. Nel primo caso si tratta di corsi che consentono di conoscere le tecniche di base, non solo motorie, per l'arrampicata su un terreno falesistico, quindi sul monotiro di uno sviluppo contenuto nelle poche decine di metri e su una chiodatura sportiva, a spitto o a fix, oppure dei corsi di alpinismo sia su terreno roccioso sia su terreno ghiacciato e nevoso in un contesto di montagna. È aperta alle persone che sono iscritte al CAI, non soltanto alla sezione di Milano, e che sono interessate, insomma, a conoscere queste discipline un po' per tutte le età, direi, quindi dai 15 anni fino ai 99, come è scritto su alcune scatole di giochi. Losing
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and embrace the past. Beh, le persone che si avvicinano alla scuola sono sicuramente persone incuriosite da questo mondo o che hanno o una passione pregressa per la montagna, magari già declinata nel campo dell'arrampicata e dell'alpinismo, però che sentono l'esigenza o la curiosità di approfondire le competenze tecniche e la loro consapevolezza in questo tipo di attività, oppure sono persone che vanno in montagna in altre maniere. Direi che mediamente siamo distribuiti su tante fasce di età, sicuramente vengono dei ragazzi, ma anche persone meno giovani che non hanno nulla da invidiare ai loro compagni di corso più giovani sicuramente. Noi presentiamo al momento dei corsi su queste due tipologie di didattica, quindi l'arrampicata libera e l'alpinismo. In entrambi i casi la richiesta eccede di tanto la capacità attuale della scuola di dare una risposta a tutta questa domanda, quindi sì, dobbiamo fare delle selezioni. Tipicamente noi organizziamo una serata di presentazione del corso che viene annunciata sui nostri canali internet oppure sui social del CAI Milano. È una serata in cui, oltre a conoscere più nel dettaglio il calendario e le attività previste dal corso, è possibile fare domanda di ammissione che viene poi selezionata per come riusciamo nell'ambito delle tante richieste che riceviamo. Ecco. È un numero che è oscillante in base alla capacità del momento della scuola di avere degli istruttori disponibili a dare seguito al corso, però diciamo che per dare un ordine di grandezza siamo tra le 20 e i 30 allievi distribuiti equamente tra ragazzi e ragazze per ciascun corso che offriamo. Giovanni, se non l'aveste ancora capito, è uno degli istruttori della Parravicini, specializzato e soprattutto appassionato di arrampicata libera. E anche se non è stato sull'Everest e ha molti anni meno di Marco Polo, dalle sue parole traspare un significato comune che probabilmente tutti gli alpinisti attribuiscono alla montagna. Allora, l'arrampicata libera è una definizione, insomma, anche storica, se vuoi. Se io dovessi spiegarlo a una persona che non conosce nulla di questo mondo, quello che racconterei è che l'arrampicata libera è una modalità di progressione sulla verticale che prevede di avvalersi soltanto di quello che offre la roccia per salire e di utilizzare mezzi artificiali solo per proteggersi dall'eventualità di una caduta. Questo si può fare su un... Questo dice la Treccani. Per te l'arrampicata libera cos'è? Ah, beh, per me l'arrampicata libera è un percorso di scoperta, prima di tutto per me stesso, un modo molto autentico di conoscermi, di sentire effettivamente quali sono i miei limiti rispetto alle ambizioni che mi do, e spesso essere riportato alla realtà con un'idea di me che è diversa da quella che posso avere idealizzato, che percepisco da un punto di vista così poco oggettivo come quello che è il nostro su noi stessi. Un corpo cade se lasciato nel vuoto, si può salire se ti sforzi, puoi migliorare se insomma fai delle rinunce e ti impegni, cose così. E quando torni a Milano, alla frustrazione di tutti i giorni, ci si sente meglio perché è arrivato uno scarico o ci si sente peggio perché si abbandona? Io scapperei subito di nuovo. La vita dell'arrampicatore, secondo me, insomma, a Milano, per chi la declina come me, come noi, è quella di chi spesso non vede l'ora che inizi il fine settimana e il viaggio di ritorno della domenica sera, sicuramente già pensando al programma del weekend, magari la serata in palestra in settimana in cui ci si rivede, ci alleniamo e si ricrea un po' quell'atmosfera. Ma guarda, io ho 30 anni, cioè sono condannato a essere ottimista, no? su come vanno le cose, a trovare la parte bella, quindi per me che tante persone conoscano la montagna, si avvicinino alla montagna anche per il tramite di queste attività, ma non solo, di per sé è una cosa bella, nel senso che sono luoghi stupendi e che è giusto che ci godiamo, e le persone che non le conoscevano prima è anche normale che siano affascinate, come magari è successo a me, che venivo portato da bambino e mi è piaciuta. Poi da qui è necessario trovare una soluzione, siccome è un problema complesso bisogna un po' trovarla insieme, per cui sicuramente possono aiutare dei regolamenti, qualcosa che ci viene un po' imposto dall'esterno, però insomma io trovo sempre che tanta parte la possiamo fare anche noi, no? Nel momento in cui andiamo in questi luoghi e goderne, ma ricordandoci che è giusto che ne godano anche gli altri.